Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Venezia. Oggi, 21 novembre, Venezia celebra la festa della Madonna della Salute, un evento che risale all'epidemia di peste che nel 600 ha messo in ginocchio la Serenissima e che quest'anno viene proposto in forma più intima e raccolta per le prescrizioni contro la pandemia. Il Covid-19, con il divieto di assembramenti, ha impedito la costruzione dello storico ponte votivo che collega Santa Maria del Giglio alla Basilica della Salute e ha obbligato ad accessi contingentati. Il patriarca Moraglia, nella sua omelia, ha ricordato come l'odierna festa della Madonna della Salute ci riporta alla situazione di quasi 4 secoli fa, quando nel 1630 il Doge e il patriarca di Venezia affidarono il popolo a Maria per la liberazione della peste. Oggi, ricorda il patriarca, è la pandemia del Covid a travolgere le nostre vite e questa festa ci aiuta a ricordare le motivazioni iniziali, che sono chiedere per noi, per i nostri cari e per ogni uomo salvezza, salute e pace. Superata la pandemia, il patriarca Francesco Moraglia invita a pensare e generare un mondo aperto e rinnovato e ringrazia Papa Francesco per aver concesso la speciale indulgenza plenaria. Grazie. Sta male, Venezia rappresenta quello che sta succedendo al mondo intero, però si dice no, che sotto l'acqua c'è la vita. In città in questo momento qua credo che si stiano rappresentando molte attività vere nei rapporti anche istituzionali, come citava adesso il Patriarca. Forse si rivisiterà anche qualcosa in questa struttura dello Stato, spero che si sia capito qualcosa in questa tragedia, che probabilmente i cittadini, quelli anche di buona volontà, quelli che partecipano in maniera appunto volontaria, ce ne sono veramente tanti, li avete anche davanti agli occhi tutti i giorni, possono contare di più. Tutti nel nostro singolo, diceva il Patriarca adesso, dobbiamo avere quel senso di responsabilità propria, no? E credo che questo l'abbiamo effettivamente misurato tutti. Se con questa logica riusciamo a ricostruire la collettività, allora il Covid potrebbe essere servito a qualcosa di grande. Per chiunque sia nei posti più, nei luoghi più difficili, sappia che deve avere fiducia, deve avere fede e siamo tutti assieme a lui in quel momento là, idealmente. Questo penso che possa raccontare la festa, la nostra festa, insomma, quella che storicamente rappresenta un rilancio per la città. Ecco, ricordate quanto sarà bello fare festa dopo. E per cui, insomma, questo potrebbe darci quell'aiuto in questo momento che forse le persone hanno bisogno, una parola di fiducia. Ecco, ce la faremo, ma non ce la faremo perché non è successo niente. Ce la faremo perché siamo forti di questo spirito che abbiamo all'interno. Insomma, ognuno, appunto, col senso di responsabilità lo ha già dimostrato. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ieri il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione del Covid in Italia ha confermato il Veneto in area gialla. Tutti gli indicatori di rischio del Veneto sono in crescita, dal numero dei contagi a quello dei focolai, ma l'impatto sul nostro sistema ospedaliero è classificato come basso e non si registra un sovraccarico né nelle terapie intensive né nell'area non critica. A tal proposito, ieri il governatore Luca Zaia ha ribadito che in Veneto, dal punto di vista comportamentale, dobbiamo guardare a questo giallo come se fosse un rosso fuoco, perché non dobbiamo assolutamente avere cali di tensione. Il Covid circola e gli ospedali sono sotto pressione. E questa mattina, dalla consueta conferenza stampa a Marghera, Zaia ribadisce la sua preoccupazione per il fine settimana e in particolare ricorda di evitare gli assembramenti e di usare la mascherina. La programmazione sanitaria è dedicata solo al Covid e l'ordinanza in scadenza per domani sera sarà reiterata. A Jesolo è stata dismessa la tenda che si trovava davanti all'ingresso ospedaliero dell'US 4, che dallo scorso 18 agosto veniva utilizzata come ambulatorio tamponi. Il Covid Point è stato ampliato perché in sostituzione della tenda della Protezione Civile è stata montata una tensostruttura con all'interno 2 ambulatori mobili, uno per l'accettazione dell'utenza, il secondo per l'esecuzione dei tamponi e per la refertazione. Per accedervi non è necessaria la prenotazione, ma l'utenza deve essere in possesso di prescrizione medica. Ammonta a 400.000 euro l'ammanco nelle casse di ACTV AVM per il mancato corrispettivo di migliaia di titoli di viaggio venduti da 3 edicole biglietterie veneziane facenti capo ad un'unica società, ma mai versati nella cassa dell'azienda.
I mancati versamenti, ricostruisce l'assessore al bilancio Michele Zuin, sarebbero iniziati a fine 2019 e scoperti durante il periodo di lockdown attraverso i controlli interni all'azienda. Due sono i motivi che hanno determinato questo ammanco. Il primo ruota attorno all'attività di vendita di biglietti presso le edicole di Piazzale Roma. Il giornalaio incamerava i soldi della vendita dei biglietti, ma prima di ricevere il prelievo automatico da parte di AVM, della quota dei ticket venduti, spostava il denaro in un altro conto, bloccando i RID. Dopo una serie di controlli interni, AVM ha provveduto a licenziare la dirigente responsabile della rendicontazione per non essersi accorta di quello che stava accadendo. L'altra indagine, ancora in corso, riguarda la vendita dei biglietti prevalidati ad alberghi ed ostelli che sono distribuiti ai turisti dalle strutture recettive e pagati in contanti. Dopo una serie di controlli ad esercizi commerciali di Portogruaro e della provincia di Padova, la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 6.000 prodotti illegali, in quanto riportanti marchi contraffatti e non in regola con la normativa in materia di sicurezza. I finanzieri hanno rilevato che la merce era arrivata da 3 magazzini che avevano sede a Padova e gestiti da cittadini di nazionalità cinese. I gestori dei magazzini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Padova per i reati di commercio di articoli contraffatti e ricettazione. Ieri sera a Milano, verso le 21, è stato avvistato un cervo da alcuni passanti. A seguito di alcune segnalazioni sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, supportati nelle operazioni anche dai carabinieri. Pompieri e carabinieri sarebbero riusciti a recuperarlo prima di affidarlo alla protezione civile per essere reintrodotto nel suo habitat naturale. Quest'anno Venezia presenta un Natale di luce e inizia da domani con l'accensione delle prime luci in vista delle festività. Per il Natale 2020 l'artista di fama internazionale Fabrizio Plessi ha voluto dedicare a Venezia un omaggio alla luce e un messaggio di rinascita attraverso un'installazione posta tra le due colonne della piazzetta a partire dal 4 dicembre sino al 6 gennaio 2021. Questo faro luminoso, fatto da oltre 80 moduli, 1 metro per 50 centimetri, ha la forma di un albero della vita che simbolicamente unisce acqua, terra e cielo e vuole trasmettere da Venezia un messaggio di speranza utilizzando il linguaggio digitale. Questo gigantesco mosaico dorato che richiama l'oro della Basilica è stato commentato dal sindaco Luigi Brugnaro come una luce nuova che illuminerà il Natale di Piazza San Marco e rappresenterà idealmente un segno di speranza e di resilienza in una città che vuole farcela. È tutto per questa nostra edizione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo il nostro sito cafetv24.it e i nostri social per rimanere sempre informati. Grazie e buona serata.